collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. E cucù, buongiorno amici, come state? Buon lunedì 21 settembre, ragazzi, è già passata una settimana, un'altra inizia in nostra compagnia, vi terremo, vi faremo ascoltare un po' di musica, un po' di chiacchiere e ovviamente non manca a lunedì la mia partner, buongiorno Cocò, buongiorno. Buongiorno Nicola, tu hai detto e cucù e io dirò e voilà che di solito no, è Cocò, è Cocò ci sta, dai. Buongiorno a tutti amici. Amici, ciao come ragazzi, sta? Hai passato una bella domenica? Ma sì, dai, oh. All'insegna del relax. The relax. Niente di particolare. Take it easy, in famiglia, un po' a fare shopping, qualche ultimo saldino che in famiglia, cioè tra i negozi, praticamente sono tutti parenti suoi i negozi che va a visitare. No! Perché sempre mi è venuto il dubbio perché è sempre in negozio, sempre a fare non shopping. È vero, allora sono gli ultimi saldi. Io invece no, io ho passato una bella domenica in quei di Tabiano Terme, saluto tutta l'organizzazione del pedale Fidentino che ha organizzato questa kermesse, questa gara per mountain bike per bambini fino ad arrivare alla seconda media e ho portato il mio Kiki con la sua bici che gareggia per la Valdenza Active Team, capito? Che bello, che soddisfazione. È stato bello, ha preso la sua medaglia, lui ha fatto i suoi due giri, era tranquillo e si è divertito. Ci siamo divertiti anche noi perché abbiamo passato una domenica un po' diversa dal solito. Certo. E poi abbiamo mangiato veramente bene. Saluto Oscar, la locanda da Oscar, sotto i piedi del castello di Tabiano. Ma sai che ho scoperto un paese bellissimo? No? Io non lo conoscevo. No? Ne ho sempre sentito parlare, dopo Salso Maggiore, anche Tabiano Terme. Sì. Ma sto un po' girando, hai visto? L'altra volta Bottigno, adesso Tabiano, insomma, vi faremo conoscere i nostri Appennini, dai, perché no? A volte colline. Si va lontano e non si conoscono delle realtà che sono e non ti accorgi di quello che c'hai vicino. È vero. In questo caso ci siamo accorti della nostra Cocò che ci terrà compagnia con i suoi messaggi. Tra l'altro ne è appena arrivato subito uno, mamma mia, li leggiamo dopo? Dai. No, uno particolare volevo leggere, dell'amica Teresa di Bibbiano che dice quel motivetto che fa la la la, veramente un bel motivetto, buona giornata a tutta l'orchestra, ciao Nicola. Sì, mette di buon umore, lo teniamo è la nostra sigla, però stai calma perché sennò vado via perché i miei cani mi aspettano a casa. Esco dalla casa del grande Nima perché c'ho i cani che mi aspettano a casa. Sette cani. Beh, stavo ascoltando ragazzi prima Canale 5 con Flavia Vento, c'è un lavoro fuori da norma. Lei si vede che ha avuto questo. Allora dai, ne parliamo dopo, dedichiamo questa canzone proprio a Flavia Vento. Sette cani. Povero noi, povero come è messa male l'Italia. Giorno come altri, non so più dove stare, il freddo che mi entra nella pelle, mi metto a passeggiare, vado per la città, quando mi accorgo che mi segue un cane e cerco di capire cosa mai mi vuole dire, abbassa gli occhi e trema di paura, io l'accarezzo e lui mi guarda e cosa fa, baciando le mie mani ha scelto già, siamo soli nella notte, io e te, con il freddo ti avvicini, tu a me, fino a ieri mi sentivo solo, oggi sono più felice perdere te, nei tuoi occhi vedo la tua fedeltà.
se tu scoprirai che son crociata. Ecco che nasce il sole, ho dentro tanto amore per questo amico che ho incontrato. Mi vuole come sono, non chiede in cambio niente, ha scelto proprio me fra tanta gente. Siamo due vagabondi uguali nel destino, uniti dalla nostra dignità. Noi non chiediamo niente a chi ci sta a guardare, per noi l'amore vero è questo qua. Siamo soli ma noi siamo tutto il mondo. Questa vita non la cambieremo mai. Camminiamo a pari passo coi sentimenti. Siamo noi due vagabondi ma contenti. Caro amico, tu che stai ad ascoltare, se vorrai tu non sarai mai più da solo. Basta avere tanta voglia di amore, con un cane la tua vita cambierà. Voilà, gli animali, molto dolci, gli animali vanno rispettati, vanno amati, ma non strumentalizzati. Tant'è che adesso vorrebbe rientrare nella casa del grande fratello. Perché ha detto che ha trovato una sistemazione giusta. Ma pensarci prima. Però pensarci prima. Ma scusa, hai firmato un contratto e non pensi al tuo cane, ma glielo stavano dicendo. No, sette cani. Hai sette cani. Poi non è che non li voglio mettere in pensione, devo trovare un'amica che me li tiene. Ma sette cani non sono mica uno. Ma non vai neanche, non decidi neanche di andare esatto, via. Esatto, esatto. Vai con qualche messaggio, sì, dai. Sì, allora la nostra cara amica Roberta Bertinelli, che dice: carissimi Nicola e Monica, buon lunedì, siamo tornati da Gatteo Mare, ci siete mancati tantissimo, non vediamo l'ora di rivedervi, un abbraccio grande Roberto e Riccardo. Beh, mi raccomando, vi aspettiamo sabato, Mi raccomando, tra poco pubblicizzeremo l'appuntamento di sabato alla Corte dei Landi. Ma hai visto qua al tuo fianco che c'è una cocò in posizione hard rock? Hard rock, sì, sono i nostri CD, chi fosse interessato telefonate ragazzi, perché ne abbiamo a go-go, stanno andando bene, però effettivamente questa crisi del lockdown ha bloccato anche... Qui, se vi interessano... Chiamate, che poi ve li spediamo direttamente a casa. Abbiamo letto anche il messaggio, sì, hai letto quello di Roberta, e io ti leggo un messaggio lunghissimo, sì, da parte di Luca, ci sono... Allora facciamo così, allora Luca è così, lui si sveglia, appena piano, sveglio piano, dice carbura, ci sono, esatto. Poi dopo arriva con i saluti, ormai lo conosciamo. E vabbè, non c'è problema, arriviamo a canale 78 che scrive un papiro praticamente. Ecco. Luca, un ti vogliamo bene fantastico. E grazie per essere stato con noi davvero, sabato sera. Sì, sì, sì. Ma sabato sera, che serata, che bella bellissimo. Serata. Bellissimo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, davvero, e siete stati veramente tanti. Ed è stata una bella situazione. Molto insomma. Bella, sì. Purtroppo sì, non si può ballare, lo sappiamo. Lì eravamo riusciti a creare una situazione
piccola, dove la gente veniva volentieri anche a fare due salti, no? Oltre che mangiare, perché si mangia divinamente. Tantissimo. Davvero. Ringraziamo ancora una volta l'antica tonda Santa Teresa, che continua anche a pubblicizzare la propria attività nella nostra trasmissione. E prossimo appuntamento è il 10 di ottobre all'antica tenuta. Anche perché io penso che... non torneremo a ballare, perché bisogna ballare in, come si dice, in, torna tra noi, Nima, come si dice, in sicurezza, e anche un Brasil non si balla, neanche in Brasil. Vedremo, dai, il 7 ottobre è lì, Chissà come stanno andando le votazioni del referendum. Non ne dobbiamo parlare, però chissà, vedremo. Tanto ho visto un post su Facebook dove praticamente c'era un muratore, che poteva essere anche un altro mestiere, sì, di fianco alla sua betoniera, che era prima del referendum. E dopo la stessa foto c'era scritto dopo del referendum, cioè nel senso che per lui non cambierà una massa. Poi mi avevano fatto vedere anche quanto si può risparmiare con questo taglio parlamentare, è veramente poco, però non lo so, non possiamo neanche dire come la pensate, perché siamo in campagna elettorale, esatto, assolutamente non muti, di niente. Niente. Noi parliamo, siamo in attesa di un video che, se arriva, ve lo facciamo vedere, se no ve lo facciamo vedere domani. Intanto musica. Andiamo col primo amore. Il primo amore non si scorda mai. Non si scorda mai. Esatto. Neanche l'ultimo. Te lo sei... me. Perché? Così, perché l'ultimo è più vicino. E quelli in mezzo? Se poi ce ne sono tanti, non si sa come va. Elena Cammarone per voi, ricordatevi che alle 11:40 avremo le notizie dell'Appennino Reggiano, non con la nostra Ornella, perché tra l'altro è impegnata nei seggi elettorali, ma ci sarà il presidente della Cooperativa 90, il nostro amico Gabriele Arlotti. Ecco qua che arriva intanto Elena Cammarone con Primo Amore. Non è mai vecchia quella canzone che ci trascina lontano col cuore e ci ricorda con emozione il primo bacio ed il primo amore. Dolci momenti che ognuna dita come più belli della sua vita. Dice una vecchia canzone, il primo amore non si scorda mai, e credo abbia ragione, anche se fu l'amor pieno di guai. Non c'erano mezze misure, ma cuori traboccanti di passione. Io brutto, ma era bello farsi passare la fame di un sonno. Sembrava brutto, ma non lo era, esser gelosi di giorno e di sera. Ora è un ricordo lontano nel tempo, ma sempre caro ogni momento. Dice una vecchia canzone, il primo amore ragione, anche se fu l'amor pieno di guai, non c'erano mezze misure, ma cuori traboccanti di passione. Io lo ripeto a te, se non lo sai,
c'era mezze misure, ma cuori traboccanti di passione. Io lo ripeto a te, se non lo sai, il primo amore no. Il primo amore non si scorda mai, ma noi non ci scordiamo neanche di voi, cari amici che ci seguite, perché il pubblico, noi siamo innamorati del pubblico. Certo. Esatto, esatto, come siamo innamorati della nostra Viola che ci telefona tutti i giorni e ci manda, carina. No, non ci manda da nessuna parte. No. Ci manda a quel paese. Ci manda a quel paese, no, ci fa i complimenti e ci richiede le canzoni, tra poco ti accontentiamo, cara Viola. Ascolta, prima di collegarci alla... col notiziario, sì. Tra l'altro saluto l'amico Andrea Lorusso del gruppo Apriamo Sale da Ballo, gli è piaciuto in modo particolare il notiziario di sabato. Perché? Perché Andrea, forse perché c'era Beatrice, che era una bella guagliona, eh beh, no, a parte gli scherzi. Cavoli, come no, da lì torto. Mi è piaciuto come, perché effettivamente di sì, solito noi siamo in collegamento Skype e fatti quei 10 minuti di notizie, certo. Dopo andiamo avanti con la musica e tutto quanto, mentre invece sabato è stata nostra ospite Beatrice ed è rimasta qui per tutta la puntata. Molto brava, complimenti. Si è dovuto, l'ho guardata anch'io la trasmissione. Si è dovuta assorbire i due pazzerelli Tonno e Maio, no? Povera Bea. Quando è arrivato il momento di parlare di Votigno ha detto paese molto carino, Votigno do Brasile. Invece no, ce l'abbiamo qua dietro, dietro le sulle colline, no, sulle montagne reggiane, Canossa, vicino al castello di Canossa c'è anche Votigno, andatelo a visitare perché è veramente bello. Sì. Saluto mia cugina da Pizzo Calabro, qua si spazia. Oila. Viola ci ha telefonato da Teramo, dalla provincia di Teramo, Alba Adriatica, invece Rosella, che si chiama di cognome? Mia cugina. Vabbè, è Marchese. Scusa. Potrebbe chiamarsi anche però con... No, no, è proprio mia cugina. Mia cugina. Okay. Figlia di un fratello di mio padre. Di tuo papà. Di mio papà, perché sì, fosse di mamma. Vi porto nel cuore. Tornerò presto in quei di Pizzo Calabro perché vi voglio venire a trovare assolutamente. Di cosa stavamo parlando? Che adesso mi sono perso nei saluti familiari. Stavamo parlando familiari. Dei telespettatori che sono sempre collegati, esatto. Che no. Noi siamo innamorati di loro. Ecco, perfetto. E allora, siccome siamo innamorati di voi, vi vogliamo parlare anche del nostro prossimo viaggio. Quello della Sicilia è qui. È qui, è imminente. A breve. Martedì prossimo partiremo. La valigia? Ancora no. No, io sono uno che aspetta l'ultimo. Anch'io. Esatto, perché devo vedere in base ai chili che metto su in una settimana. Sei molto variabile. Esatto, sono sereno variabile. E allora vi vogliamo parlare di Ischia. Ecco qua che arriva la slide. Guarda un po', tieniti forte. Guarda, tac, cambio di grafica. Ma che bella questa cosa. Ed ecco qui, vacanze e terme a Ischia, ragazzi. Ve ne parliamo volentieri perché dall'8 al 15 novembre, una bella settimana di relax con in nostra compagnia Nicola Marchese e Monica, serate musicali e dirette radio televisive ovviamente durante la nostra settimana. Agenzia Viaggi Porto Franco, mi raccomando, dovete prenotare assolutamente tramite l'Agenzia Viaggi Porto Franco per poter stare con noi e usufruire del nostro intrattenimento. Telefono 0522 90 20 54 oppure 90 20 19. E mi raccomando, l'attenzione sulle piscine che sono fantastiche. Poi tra l'altro sono riscaldate, tutto questo all'Hotel Terme San Lorenzo. Mi raccomando ragazzi, ritorniamo a Bash. Adesso sono già nella piscina. E dopo ritorniamo su. Mi tengo forte perché qua... Mi sembra di essere sulle giostre. Le montagne russe. Bene. Girare. Dobbiamo dedicare una nostra canzone all'amica Viola che ha richiesto il nostro ultimo videoclip, che poi in realtà il nostro ultimo videoclip è il tuo. E questo insieme. Di Amelai. Invece questo è il nostro insieme. Ovviamente quando mi cerchi qualcosa al volo non la trovi mai. Yariba, vuoi salutare qualcuno a casa intanto yariba, che cerco? Yariba. Eccolo qua, ci siamo. Tutti gli amici che ci seguono, abbiamo visto anche la Barbara, la nostra amica Barbara Bortelli. Dopo arriva Semino Rossi, Preparati Barbara che c'è, incessantemente e subito dopo ci collegheremo con l'amico Gabriele Arlotti di Radio Nova. In
incessantemente. Sei nella mia mente, prepotentemente. Dentro in ogni istante, insistentemente. Sei nell'aria l'universo che si espande, un fuoco che si accende. Incessantemente. Incessantemente, sai parlare ma in un modo differente. Quando il viaggio poi diventerà estenuante, di un volo mio radente tu mi prenderai, mi soccorrerai. Incessantemente. Sei in ogni mia follia, ma sei dovunque sei, in ogni fantasia, ma sei dovunque sei, nel corpo e nella mente, per sempre resterai incessantemente. Bertolini Abbigliamento, dal 28 settembre liquida e chiude. Sconti fino al 70%. Abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale. Aperto anche la domenica. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia. Via Granci 21 / B, telefono 0522 8736 59. Prendimi la mano, signorina, che l'orchestra suona già. In viaggio con Nima e Agenzia Viaggi Porto Franco ti portano ad Ischia dall'8 al 15 novembre presso l'Hotel Terme San Lorenzo. Pensione completa, viaggio in pullman Gran Turismo. Quota individuale 540 euro a persona. Serate musicali e dirette radiotelevisive con Nicola Marchese e Monica. Per info e prenotazioni Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza, Reggio Emilia. Telefono 0522 9020 54 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Falegnameria Colombo, tutto su misura. Esperienza trentennale nella fabbricazione e vendita di mobili su misura. Dalle cucine alle camere da letto, dagli armadi alle librerie. Mobili per nicchie, mensole, complementi d'arredo e tanto altro.
Falegnameria Colombo, con sede a Viarolo, in via Boiardo 20. Telefono 349-6924-903. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff nell'ampio porticato estivo. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 19 12 091. E voilà, siamo ritornati pronti con le notizie fresche fresche di giornata. Voglio salutare il presidente amico, dai, posso dirlo? Gabriele Arlotti, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, i social ascoltatori, insomma, tutti gli amici. Di tutto di più, noi accontentiamo tutti i vari device, come si suol dire. Ascolta Gabriele, intanto ti ringrazio perché oggi abbiamo un'assente giustificata, perché è ai seggi la nostra Ornella. Ho detto qua rimaniamo senza notizie dalla montagna reggiana, no bisogna ricorrere. Abbiamo una redazione che è elastica, quindi esatto. Io sono sempre pronto ad aiutare le brave Lili Gruber del caso. È venuta Beatrice sabato, lei è stata definita la Silvia Toffanin di Radio Nova. Bene, ne sarà molto contenta, presumo. Ci siamo fatti un po' di risate, poi la prossima volta ti aspetto. Vogliamo anche in questo caso, che ne so, chi viene in mente come giornalista maschile. Adesso mi trovi un po'. Enrico Indro Montanelli va bene, non c'è problema. Indro Montanelli va bene. Okay, no, ma io stavo un po' più sull'attualità, stavo che ne so, Enrico Mentana. Una cosa di... chicco. va bene. Andiamo con le prime notizie, Gabriele. Abbiamo una serie di notizie curiose dell'Appennino. Allora, una è un'ultima ora, arrivata solo adesso, e quindi trovo giusto condividerla con i nostri ascoltatori. Bene. Un 82enne che era scomparso nella bassa reggiana è stato ritrovato dalla polizia municipale. L'uomo, purtroppo in stato confusionale, zizzagava lungo la carreggiata e gli agenti della polizia locale dell'Unione Appennino Reggiano hanno fermato ovviamente per controlli, era domenica 20 settembre alle ore 19, e hanno ritrovato quest'uomo che era scomparso dalla bassa, quindi nella sfortuna di questo, diciamo, sì, piccolo incidente stradale, hanno invece ritrovato un uomo che era confuso e spaesato e adesso sarà riconsegnato alla sua famiglia. Quindi è un'ultima ora fresca fresca. Beh dai, abbiamo il lieto fine, esatto. Continuiamo. Passiamo invece a una serie di notizie curiose che volevo condividere con voi, ve ne dico due molto brevi. Allora, da un po' di tempo siamo inondati in redazione da una serie di foto curiose e sono dei porcini giganti, voi l'avrà detto sicuramente Ornella. E ieri è arrivata l'ultima foto di un porcino gigante, vi faccio vedere con le mani quanto è grande. Chi non è un brutto gesto, ma quella è proprio 40 la cappella centimetri. Del fungo. Ecco, esatto. Di diametro di fungo, 2,2 kg, è la terza foto che pubblichiamo. E allora comincia a girare la voce in Appennino che siano funghi radioattivi. Voi sapete che è stata a Chernobyl qualche tempo fa, si disse non consumati funghi. Non si capisce come mai quest'anno ci sono questi funghi, è già al terzo, oltre i 2 kg che pubblichiamo. Hai capito, ragazzi, allora, ma io lo vedo perché avendo dei fungaioli in casa, cioè i miei suoceri, ne stanno raccogliendo parecchi. E sono grossi. Anche loro, e sono grossi e sono buoni. Altro che. Io ci sono andato solo una volta a funghi, ma non fa per me, sai, preferisco il microfono in mano, Gabriele. Sono d'accordo con te, guarda, sei in buona compagnia. Preferisco mangiarli, ma prendere il microfono e magari tenere compagnia ai fungaioli in una cena, che è molto meglio. Andiamo in musica, cosa dici? Poi ascoltiamo le altre notizie.
Perfetto. Però ti leggo il messaggio di un amico in comune, cioè non nel comune di Castelnuovo, ma in comune nel senso che lo conosciamo tutti e due. Sì. Buongiorno Nicola e Cocorita, qui allerta funghi, ecco stiamo in tema. Oggi si lavora però, un saluto a tutti gli ascoltatori da Daniele Musi dei Fadabbi. Oh, un bacio. Anche lui posta delle foto, Gabriele, con tanti di quei funghi, ormai ha detto che ha il freezer pieno imballato. Che bello, dai, allora è un'annata buona. Un'annata buona, bene. Esatto, esatto. Andiamo in musica e arrivano proprio loro, i Fadabbi con... questo è un po' un titolo strano. Ogni cognome ha la sua passione. Oh. È in dialetto, non posso dirlo, vero? Va bene, ce l'ascoltiamo. A sola chitarra, to te de, a ni pospio, fa mala chi pe. Guarda culla che sumaro, le tutta la sera che al palpo, let's rock. Everybody, let's rock. E la sabe a caldi dico, ogni coio a gala su passion. In clame visa se rotta là, con tanta voglia d'andare a ca. In clame sta la che ci clindia, e regatone passa ma let's rock. Everybody let's rock. E la sabe a caldi dico, ogni coio a gala su passion. La nevosa la fai capis, e la tagma insumiesi la vnes. Che la volta che ha son che, lampagni e bianchi cavi, let's rock. Everybody let's rock. Che da sapere che al ti dico, ogni coglio ha la sua passione. Go, go, go! Chissà un me, vivo sapere qual è il mio guai, cansato ma quasi mai. Let's rock, everybody let's rock. Che da sapere a caldi dico, ogni coio ha la sua passione. Anche se non sono mia bon, cantiamo sta canzone. Anche se non sei mia bon, che manda gran passione. Che da sapere a caldi dico, ogni coio a gala su passion. Testa grande la canzone, anni in borsa vernizzo. Me la canto perché la piace, anche se chiede dane nas. Let's rock, everybody let's rock. Coco, coco yo, papa, papa sion. Coco, coco yo, papa, papa sion. Un saluto, ci siamo scatenati con i nostri amici Fadabbi e andiamo avanti con le notizie dalla redazione di Reda con Radio Nova. Vai Gabriele. Bene, veloci. Nadia Ovi era l'autrice di questa foto che potete vedere sul sito www.redacom.it, una bellissima signora e vi invito ad andarla a vedere. Sempre dal sito di Redacom facciamo un po' di pubblicità. Prego, all'Istituto Mandela di Castelnuovo Monti, che ha raccolto le patate e ha trovato questo modo innovativo di dire venitele a prendere presso l'Istituto Mandela, presso l'Istituto Agrario. Hanno tre tipi di varietà: buccia rossa, polpa gialla, buccia rossa e viceversa, e uno può andare a ordinare. Quindi questa pubblicità l'abbiamo fatta, su Redacom trovate i riferimenti.
Una notizia carina, rimaniamo in ambito rurale, azienda agricola Cilloni, siamo in comune di Carpineti, spesso noi sappiamo che le aziende agricoltori sono un po' trasandate, ce lo possiamo dire Nicola, ma non sempre, e qua l'azienda agricola Cilloni che cosa ha fatto? Per abbellire il muro della propria stalla si è rivolta a Roberto Mercati, che conoscerai probabilmente all'incontro annuale di Radio Nova, che avrà modo di curare la radio, gli ha fatto fare un bellissimo murales di una vacca che sta allattando il suo vitellino. Ho visto, bellissimo, veramente. È veramente, veramente carina. L'ultima notizia che ancora non abbiamo inserito, ma vale la pena spendere sul Nima Show perché è veramente importante. Allora abbiamo lo scoop, vai. Abbiamo l'anteprima, che è questa qua. Finalmente arrivano anche in Appennino le piste ciclopedonali. Voi sapete che in pianura ci sono già, il Comune di Reggio, certo, è stato uno dei precursori. Ne arriveranno 5 tra quest'anno e l'anno prossimo, diciamo uno che tutti possono conoscere è la Gatta Pianello, tanto per farvi un esempio, con spazi dedicati ai ciclisti. Questi spazi qua in Appennino mancano. Tutti ricordiamo il caso di Cipollino l'anno scorso che scagliò la bici di un ciclista oltre la siepe, fece il giro del mondo, quella notizia qua. Fanno pace l'Appennino di nuovo con i ciclisti, con queste nuove ciclopedonali che arriveranno nella riserva di biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano grazie al Parco Nazionale dell'Appennino e ai contributi di diversi enti, dal Ministero ai Comuni. Perfetto, perfetto. Sarà contento mio figlio che gira il vostro Appennino, il nostro Appennino, con la bicicletta. Pensa che soltanto venerdì mi ha detto: papà, vieni a fare un giro con me. Ma conoscendolo non mi sono neanche azzardato. Sai quanti chilometri ha fatto? Partito quanti? Da Traversetolo, ha passato le varie montagne, dalla montagna Parmigiana, arrivata a quella Reggiana, 110 km, tornando da Albinea, cioè, siamo veramente... Complimenti! La non lo sera farei mai. Era un po' stanco, mi ha detto. Immagino! Però voi saprete che c'è una novità importante, che scriviamo in quell'articolo qua, sì, da qualche anno c'è questo boom delle e-bike, quindi sì, ormai si comincia a parlare di economia delle biciclette addirittura, a Castelnuovo Monti non c'era un negozio di biciclette, adesso ce ne sono due, e hanno creato un boom di gente che anche come me o come te che magari non sono avvezzi a pedalare, lo possono fare agevolmente, e quindi ormai è un'esigenza che va colmata. Certo, con la pedalata assistita. Andiamo in musica, tu hai parlato di un nostro futuro incontro per quanto riguarda la nostra conoscenza dal vivo, questa canzone porta il titolo alle 7, perché noi in un giorno ci incontreremo alle 7, vero? Assolutamente sì. Allora dedicata a noi. Ecco, dedicata al nostro incontro. Ciao Gabriele, grazie mille, alla grazie prossima. Grazie ragazzi, buon lavoro, complimenti ciao, per il lavoro che fate. Grazie. Ciao, grazie. L'amore che c'è, se spunta la luna, ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te porterò quel bacio d'amore che in serbo terrò, a farti felice ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 è l'ora dell'Ave Maria, e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Ritornerò e sarò tuo, ti prego amore non lasciarmi andare via. Pazzo sarò, ma credo ancora che il nostro grande amore mai non finirà. Stasera alle 7 ritorno da te, tu apri le braccia ed il cuore perché si spunta la luna, ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritorno
lieta suonerà. Ritornerò e sarò tuo. Ti prego amore, non lasciarmi andare via. Pazzo sarò, ma credo ancora che il nostro grande amore mai non finirà. Bertolini Abbigliamento, dal 28 settembre liquida e chiude. Sconti fino al 70%. Abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale. Aperto anche la domenica. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia. Via Gramsci 21 / B, telefono 0522 8736 59. Prendimi la mano signorina che l'orchestra suona già. In viaggio con Nima e Agenzia Viaggi Portofranco ti portano ad Ischia dall'8 al 15 novembre presso l'Hotel Terme San Lorenzo. Pensione completa, viaggio in pullman Gran Turismo. Quota individuale 540 euro a persona. Serate musicali e dirette radiotelevisive con Nicola Marchese e Monica. Per info e prenotazioni Agenzia Viaggi Portofranco di Sant'Ilario Denza, Reggio Emilia. Telefono 0522 9020 54 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Falegnameria Colombo, tutto su misura. Esperienza trentennale nella fabbricazione e vendita di mobili su misura. Dalle cucine alle camere da letto, dagli armadi alle librerie. Mobili per nicchie, mensole, complementi d'arredo e tanto altro. Falegnameria Colombo, con sede a Viarolo, in via Boiardo 20. Telefono 349 6924 903. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110. A Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff nell'ampio porticato estivo. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 19 12 091. E voilà, siamo qua ragazzi, siamo tornati, ancora un grazie all'amico Gabriele, sempre professionale al top, sì, 100%. Volevo salutare ancora una volta Luca Vitali, ciao fratellone, non ho capito Luca che cosa ti riferivi, grazie al gobbo, c'ero anch'io collegato,
Forse perché abbiamo detto che lui arriva, che lui saluta, ah, poi no, arriva, no, dopo. Visto. Ma no, ma c'è, no, lo sai, che no, lo sappiamo. Lo sappiamo che siamo sempre nel tuo cuore, caro amico mio. Io vorrei salutare, se me lo permetti, mio amico Enzo Frolli, che è collegato anche lui, il nostro grande supporter delle slide, Orso Grigio Perla. Supporter delle slide, wow, questo è bellissimo. Che è collegato, un bacione. E che ci guarda sempre e Bene. A noi fa tanto piacere. Io voglio andare a prendere un videoclip del nostro amico, ma tu dici, ma perché non te le prepari prima? Ragazzi, mi tieni in chiacchiera. Mi vengono in mente. No, mi tieni in chiacchiera, mi fai perdere tempo. Insomma, è dai. Colpa mia. Stavolta ci prendiamo una mazurka del nostro Maio, perché voglio parlarvi del nostro appuntamento di questo sabato. Sì. Ultima serata prima della nostra vacanza. Wow. Beh, dopo torneremo. Si sta avvicinando. Perché poi torneremo il 10 d'ottobre, che saremo ancora al 30 Santa Teresa, il 17 al Parco Teggio di Felina col compleanno dell'orchestra, dodicesimo compleanno, poi il 24 e il 31 stiamo lavorando per voi, per fare delle belle cose. Ciao ragazzi, vi faccio ancora i complimenti per sabato sera. Io vi ho ascoltato dalla cucina, purtroppo, ma mi avete dato tanta energia e piacere nell'ascoltarmi. Che carino. Grazie Paolo. Paolo Dall'Asta, lo chef della tenuta Santa Teresa. Ho visto che sei arrivato alla fine e ti sei gustato le ultime due o tre canzoni. Complimenti a te per i piatti fantastici che sai preparare. Insomma, noi siamo così, noi ci stiamo adattando e ti dirò di più che forse non mi dispiace a questa musica d'ascolto, nel senso che comunque possiamo dare spazio alla nostra fantasia musicale, nel senso, sì, e anche a mangiare. Beh, a parte mangiare, che mangiavamo anche prima, però c'è il discorso che possiamo fare canzoni che magari prima, durante le serate di ballo, è vero. Non si facevano. Non fate l'errore, questo è un consiglio che magari do agli amici, ai gestori che stanno organizzando musica d'ascolto con orchestre di liscio. Mm. Liscio d'ascolto, secondo me, diventa un po' veramente un poco ascoltabile. Dopo ne ascolti una, ne ascolti due, ma bisogna far cantare. In questo caso sono i cantanti che devono intrattenere con canzoni anche che vanno al di fuori della musica da ballo, come facciamo un po' noi. E questo è un consiglio che voglio dare, poi dopo ognuno la prende alla sua maniera. Noi ci troviamo bene, perché abbiamo trovato questo connubio tra musica da ballo, però musica d'ascolto. E sì. Quindi stavo spostando nella nostra e quindi montagna è russa. È bello perché possiamo tirar fuori anche delle passioni magari ancestrali che avevamo, no? Quindi tu Renato Zero, io le mie cose rockettare. Because di chi è Because Now? Che ogni volta mi scordo. Patti Smith. La grande Patti Smith. Sì, e quindi sì. Per noi è ancora più bello, e secondo me lo comunichiamo anche agli altri. Esatto. Questa voglia. La gente viene, vuol dire che si diverte. Ma andiamo con la slide, ecco, la ingrandiamo un pochettino. Perché vi voglio parlare dell'appuntamento di questo sabato, l'agriturismo Corte dei Landi, Cadere, Reggio Emilia, via Castello 35, sabato 26 settembre, ore 20. Un ottimo menù, risotto imperiale in forma di parmigiano reggiano, gnocco fritto e salumi, dolcetti, vino una bottiglia ogni due persone, acqua e caffè, 25 euro compreso lo spettacolo. Prenotazione obbligatoria a Raffaello, gestore del locale, gestione 339 48 49 498, oppure Cinzia, per quanto riguarda il Nima Fans Club, 335 68 72 808. In questo caso saremo nella sala superiore dell'agriturismo, che è molto bella. Sì, c'è molto spazio, quindi esatto. Si può usufruire anche Sei pronta? All'interno. Sei pronta? Vai con un tuo giro, eccoci qua, e poi ritorniamo qua. Che mi diverto tantissimo. Voilà. Occhio però che spacchi la polpa. Andiamo in musica, abbiamo preparato un contributo che è arrivato proprio in seduta stante dall'amico Pietro, ubriaca di te. Fatto proprio direttamente dalla serata di sabato sera. Ovviamente l'audio non è dal mixer, però si sente abbastanza bene, eccolo. Vogliamo farvelo, Lo ascolto adesso. Ah, sì, tu non l'hai visto? Andiamo. Sì.
Ubriaco, io ero lì dietro che facevo così, ma non erano gestacci, stavo cambiando le pile al microfono. Ho detto, boh, sembra una cosa strana. Comunque, vado, ne approfitto per salutare la mia amica Paola Grazioli, la Liz Taylor di San Polodenza, il bar New Saint-Tropez. Ti porterò a bere un caffè dalla mia amica Paola. Volentieri. Un bacione, Paola, continua a seguirmi. E poi Luca che dice, sabato con Beatrice Bramini. Ah, era collegato con... A vedere anche te. Piace la Bea. Poi non capisco perché poi mi riscrivi, io do ragione alla Monica. Cosa ho detto di male? Ma lui dice sempre, lui a prescindere. A prescindere, esatto. Vero, Luca? Esatto. Ti voglio bene. Allora, a prescindere, sabato sera, non ti voglio alla serata. No, ecco. No, no, scherzo. No, no, no. Dai, salutiamo che... il nostro amico Rodolfo, che anche lui... Ah, Rodolfo ha scritto, il liscio da ascolto è una sofferenza per chi ama ballare. Ragione. Buongiorno ragazzi, voi siete speciali. Ah, grazie. Insomma, sai che Rodolfo è un grande cuoco, sì, te l'ho già detto. Sì, allora, sì, spiega, sì. Come dovrà fai? Dovrà invitarci una volta. Ecco, come perché ti ha già invitato a casa? Rodolfo, dovrai invitare me e Nicola che assaggiamo i tuoi piatti. Ah, va bene. Perché è fantastico, li pubblica sempre. Noi veniamo, poi facciamo anche le foto ai piatti, recensione su TripAdvisor e diamo anche il... E magari una bella stornellata. E poi una bella stornellata, diciamo. Non liscio d'ascolto, ti canteremo una canzone. Sì. Dopo aver bevuto, ubriaca di te. Andiamo in musica, qua ci ascoltiamo una bella mazurka suonata dal nostro... Maio, che non mi veniva il nome. Madonna. Maio, che sarà con noi sabato sera. Questi sbalzi d'umore. Al... Ah! Sabato sera alla Corte dei Landi, in provincia del Reggio Emilia. Del Reggio Emilia. Estiva. E l'estate sta finendo. Sì. E un anno se ne va. Sì. Sono diventato grande. Sì, ma questa era dei righeira. Ah, è un'altra cosa. Estiva, vamo!
Saluto anche gli abbonati in prima fila che hanno pagato il canone Nima. Eccolo. Voilà, quando torneremo a queste grandi feste con tanta gente presente che balla questo liscio e che balla la nostra musica? Dai. Per quest'estate no, ma questa è andata. No, sarà un'annata da dimenticare. Speriamo in 2020. Quest'anno, dai, ecco, io sono esatto. Fiduciosa. Ma basta che liberino un po', perché adesso non si capisce, hanno liberato anche gli stadi. Si vede che il ballo, che ne so, succede... sto virus è ballerino. Sì, ma sai, io sono convinta che adesso bisogna lasciar passare questa ondata di gente che è tornata dalle vacanze. Sì, ma sono c'è un i po' contagi di... che ci sono asintomatici. La gente non sta male. Però no, io ho guardato alcuni le ultime notizie, ci sono stati degli aumenti in terapia intensiva, quindi in realtà, insomma, bisogna stare veramente però molto, bisogna andare molto a vedere attenti. Anche magari le condizioni, l'età e tutto quanto. Sì, stiamoci attenti, non abbassiamo la guardia, però dobbiamo vivere. Poi noi l'Italia siamo il paese messo meglio perché siamo così attenti, perché gli altri paesi sono già nei guai. Esatto. Devono già fare dei lockdown a turno di 15 giorni, quindi insomma noi vuol dire che... Non è una situazione facile, ragazzi. Quello che stiamo facendo è un sacrificio, però insomma ce ne va a nostro beneficio, insomma, perché se riusciamo a mantenere controllata la situazione... Esatto, quello che sto facendo anch'io è un sacrificio. E questo lockdown che mi chiude qua dentro insieme alla Cocò, vero, vero Rodolfo, è un sacrificio. Rodolfo dice sarà un piacere invitarvi Caro, a cena. Grazie. Sì, però anch'io, non chiamare solo lei, no scherzo, fate come volete. Se lui mangia io canto. Se c'è da mangiare io vengo non è un problema. Andiamo con una bella canzone che tra l'altro hai cantato anche l'altra sera. E che ti viene bene, una canzone dell'orchestra italiana Bagutti, ce l'abbiamo qua alle spalle, la nostra scenografia, arriva straniero, bella, mi piace, bella. Mi piace tanto, che ore sono? Ancora manca, ci salutiamo dopo, I 20? Sì.
Straniero, la canzone dell'orchestra italiana Bagutti, cantata da Federica Cocco e cantata anche dalla nostra Cocconne. Approfitto per salutare un amico che si è collegato adesso, Sauro Grisendi. Oh, Sauro, un bacio. Sauro, preparati, perché martedì prossimo se parte per la Sicilia, non la Sicilia, per la Sicilia. Salutiamo anche Antonio Albano, il nostro amico. Sì. Di Parma, il presidente del Circolo Tulipano. L'abbiamo visto sabato che era presente. Sì, era presente con il presidente dell'Ancescao regionale. Ah, ecco. Hai capito? Magari faremo qualcosa insieme, chi lo sa, chi lo sa. Saluto Vincent Vinciguerra che dice bella canzone, bravissimi. Grazie. Caro Vincent, da dove scrivi? Giusto per curiosità, sono molto curioso. Dobbiamo salutarci. Dobbiamo già salutarci. Vi diamo l'appuntamento per un'altra oretta di musica e sì, tra poco. Nostre stupidaggini, no, a parte le nostre notizie. Le nostre follie su canale 78 Radio Italia anni 60 TV per l'Emilia Romagna, il 113 per le Marche e il 606 per il Friuli. E Veneto orientale. Ok. Ragazzi. Orientale. Da Sciacca Agrigento. Wow. Oh, Sicilia. Tra l'altro ne approfitto. Tra poco arriviamo. Voglio salutare l'amico Sandro Pino che mi ha scritto un messaggio. Un grosso abbraccio. Oggi sono a Marsala, fa caldo. Ciao Nicola, ciao Monica. Wow, che bello. Preparaci la sabbia. Però martedì prossimo, mercoledì prossimo, vieni a trovare a Marsala. Hotel Delfino, così ci salutiamo e ci conosciamo di persona. Di persona. Dai, mi fa molto piacere. Ciao Vincent, grazie. Salutaci anche Agrigento e andiamo in musica. Vi salutiamo con Chi fermerà la musica. Ce l'hanno fermata, ma riprenderemo alla grande. Dobbiamo fare un'altra canzone col titolo Faremo ripartire. Faremo ripartire la musica. Ciao a tutti, ciao, a frappè. Ciao ciao. Hai travolto la mia barriera, una polveriera, quante donne che sei stasera, tastiera che suoni per le mie mani, luna a cui mando i miei aeroplani, stai cambiando i suoni alla mia musica. Per chi vola non c'è frontiera, bevo per chi è bravo a mangiarsi la vita vivo, per quelli che vanno in amore spesso, per te che mi cambi colore addosso. Tagliarsi le vele, tu parti nel sole con me. Quante donne che sei stasera. Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica.
in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Densa, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Densa in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.